Buonasera a tutti, abbiamo qui due ospiti, il consigliere federale Federico Paria, che è referente per quanto riguarda la pallavolo maschile, con lui il direttore tecnico Diego Pieroni. Vorrei fare alcune domande ad entrambi, inizierei con Diego Pieroni. Cosa pensi dei risultati ottenuti in questa Deaflympics? Questa Deaflympics in Brasile è un nuovo passo per tantissimi atleti. Abbiamo 8 atleti nuovi, che è la prima volta che partecipano ad un'Olimpiade. Questo a loro serve per crescere come esperienza, anche un passo fondamentale per loro. Io speriamo che più avanti ci siano dei passi ulteriori per crescere e per aumentare il livello e anche l'autostima di ciascun atleta. Faccio una seconda domanda. È uno staff nuovo, quello di questa Deaflympics. Qual è stata la crescita, che si è avuta in questa Deaflympics con questo nuovo staff? Lo staff, ha iniziato a lavorare già nel 2020, nel periodo del corona, hanno cominciato a studiare su Zoom, ad avere l'allenatore fa parte della Lube di Macerata in Serie A, dello staff della Lube di Macerata in Serie A, e poi c'è un altro allenatore che è Doriano Fischietto. Lui ci ha supportato tantissimo perché è un allenatore sordo, è un atleta, è anche un allenatore. Ci ha supportato tutto lo staff. Piano piano siamo arrivati a giocare il mondiale per la prima volta. Nel mondiale, dopo circa 16 anni, siamo arrivati al podio, con la medaglia di bronzo. E poi, con dei nuovi inserimenti all'interno della squadra, dei giovani, anche minorenni della squadra, molto giovani. Dei giovanissimi e con l'allenatore dell'Under 21 in collaborazione appunto con lo staff attuale abbiamo consigliato dei nuovi giocatori che possono crescere nel futuro. Grazie a Diego Pieroni, passiamo le domande a Federico Paria. In queste Deaflympics tu hai vissuto la squadra maschile di pallavolo, come è andata questa Deaflympics? Grazie per la domanda. Queste Deaflympics è un grande evento internazionale, il più importante, certo, in confronto agli europei e mondiali, queste le Deaflympics sono molto più importanti. Abbiamo visto la squadra, è una squadra completamente giovane, ha molta grinta, nelle partite molto facile all'inizio e poi c'è stata una partita molto difficile alla fine. Ho visto che lo staff con l'allenatore, il vice allenatore, tecnicamente hanno lavorato veramente molto, hanno lavorato molto bene. Perché hanno preso questa squadra un anno fa solamente, però credo che sia un'esperienza molto positiva perché prima nelle Deaflympics la pallavolo maschile non aveva grandi risultati, credo che nella precedente sia arrivata quinta o sesta, adesso c'è la possibilità di prendere una medaglia domani, speriamo che i risultati siano positivi e io credo che come squadra si sia lavorato molto bene. Con gli nuovi atleti, come abbiamo già detto prima, ci sono altri atleti under 18, ci sono dei nuovi convocati. Questo servirà sicuramente per esperienza, per avere consapevolezza. Magari ai prossimi europei, ai prossimi eventi internazionali, noi sappiamo che noi come federazione seguiamo i giovani per poterli far crescere sicuramente meglio. È vero, nel campionato mondiale la squadra arriva alla terza, domani giocheranno la finale per ottenere il podio, il terzo posto con un gruppo nuovo. Aver ottenuto questo risultato è veramente molto importante, c'è tantissimo merito del lavoro fatto. Sicuramente noi siamo certi che il risultato sarà positivo. Noi crediamo che il lavoro sia stato sicuramente positivo e speriamo che domani vada tutto bene. Grazie per la risposta che ci avete dato.